Ciao ragazze, eccoci qui per un nuovo video, questa volta un video un pochino più impegnativo degli altri, perché sono stata contattata dalla redattrice del sito Al Femminile, che penso tutte voi conosciate, che si chiama Maura, e saluto e la ringrazio per l'opportunità scusate, di fare questo video tag che si chiama Donna Sicura. Sicuramente ne avete già sentito parlare, avrete già visto altri tag perché ho visto che già da un periodo che girano qui sul tubo vari tag, varie versioni di questo tag. E io ho accettato la proposta anche perché ho tante cose da raccontare sull'argomento. Come leggo qui, si tratta di una campagna di sensibilizzazione e protezione nei confronti del tema della violenza sulle donne che avviene nelle strade delle nostre città. Quindi, appunto, il progetto si chiama Donna Sicura. Questo tag ha alcune domande, sono 8 domande. Appunto riguardo questo argomento, riguardo alle nostre esperienze, riguardo ai consigli che abbiamo da dare alle donne che si possono trovare ogni giorno in situazioni pericolose. E io appunto ho voluto rispondere a questo tag perché ho tanta esperienza in merito e l'esperienza mi viene dal fatto che quando ero adolescente, diciamo dei 17 anni, a quando ho preso la patente, che l'ho presa tardi, l'ho presa verso i 25, ho viaggiato tanto, soprattutto in treno. E quindi in treno me ne sono capitate di tutti i colori, in treno e sui mezzi pubblici. Quindi diciamo che io ho tanto da raccontare e inizio subito a farlo e ho tante esperienze, quindi ho dovuto imparare bene o male a difendermi. E come vedrete nel video, non fisicamente, anche perché io peso 45 kg, ma con l'intelligenza. E quindi, insomma, spero che questo video possa esservi utile in qualche modo. Allora, comincio subito a rispondere alle domande e mi scuso in anticipo del fatto che sicuramente questo video sarà lungo, però ne ho veramente tante da dire, quindi colgo l'occasione per dirle. Allora, la prima domanda è: ti ritieni sicura nella città dove vivi? Io rispondo sì, ma soltanto perché vivo in una città che è molto sicura, cioè a Cuneo, e è una città veramente dove non succede assolutamente niente, né di bello né di brutto, non succede mai niente, e quindi anche da un punto di vista della criminalità proprio qui si può stare tranquilli, anche se comunque bisogna sempre dormire con un occhio aperto, ma questo sempre nella vita. A maggior ragione vivo da sola lontana dai miei genitori, i miei genitori sono in un'altra regione. Quindi non ho nessuno qua di vicino, nel senso qualcuno che potrebbe correre a salvarmi proprio fisicamente, non ho nessuno. Quindi devo comunque fare attenzione, cioè anche se comunque vivo in una città che veramente non ha rischi, però bisogna sempre fare un pochino di attenzione. Passiamo alla seconda domanda. Hai mai riflettuto prima d'ora sull'eventualità di dover tirar fuori le unghie, seppur fisicamente svantaggiata, in caso dovessi fronteggiare un aggressore? Sì, ovviamente sì. A tal proposito vorrei raccontarvi un'esperienza in cui l'ho fatto, quindi non solo l'ho pensato, l'ho anche fatto. Quindi passo alla terza domanda, che è: ti è mai capitato di trovarti in una situazione pericolosa o di doverti confrontare fisicamente con un uomo? Sì, mi è capitato e ve lo voglio raccontare e vi farò anche un po' ridere perché, insomma, come sapete quando faccio qualcosa mi faccio sempre notare. Praticamente mi trovavo a Torino di notte a piedi e questo tizio ha iniziato a inseguirmi. Così sono salita su un pullman che passava di lì e questo qua è salito anch'esso, anch'egli sul pullman seguendomi. Quindi in realtà ero con un mio amico, però adesso non mi ricordo bene com'era la faccenda, cioè probabilmente questo qua ha pensato che fossi da sola e poi comunque eravamo due ragazzini, quindi anche il mio amico comunque era un ragazzino, per cui non è che potevamo
fare molto per difenderci, comunque, sa, quando si è piccoli, non è che si possa fare molto, no? E quindi, insomma, questo qua in poche parole mi ha seguita. Niente, allora io cosa ho fatto? Io sono andata vicino all'autista del pullman, proprio per proteggermi, no? E all'autista del pullman ho pure detto: guarda che c'è uno che mi molesta, che vuole qualcosa. E l'autista del pullman se ne è proprio fregato, no? E poi per il resto il pullman era vuoto, a parte proprio pochissime, due o tre persone che non hanno mosso un dito. Poi vabbè, a un certo punto questo qua si è calmato, il tizio maniaco si è calmato, e io pensavo che boh, avesse capito, poi non è che avesse fatto molto, aveva solo parlato e detto cose, era un extracomunitario. E quindi non ho capito neanche che cosa dicesse, avevo capito che voleva qualcosa da me in quel senso, in senso sessuale, però non avevo capito bene cosa volesse. Però non è che avevo capito le parole. E niente, ad un certo punto lui si è messo vicino a me, io ero in piedi proprio dietro all'autista, e questo tizio si è avvicinato e mi ha toccata. Insomma, ha fatto proprio per aggredirmi, non in modo violento, però insomma, mi ha messo una mano sulla gamba. Io ero coperta, era novembre, quindi avevo il cappottone lungo, però questo qua, insomma, ha cercato di intrufolarsi lì, insomma, per fare capire. E a quel punto, spaventata che ero, mi sono incazzata a morte, cioè io vi giuro, mi sono venuti i 5 minuti, cioè mi è proprio salita, in quel momento in cui lui mi ha toccata, mi è proprio salita una rabbia da dentro, una rabbia fortissima, cioè proprio una cosa devastante, cioè io sono diventata l'incredibile Hulk in quel momento, sono proprio diventata verde, proprio come l'incredibile Hulk. Mi sono proprio partiti, scattata la molla, io non ho più ragionato, non ho più capito niente, io ho iniziato ad insultarlo, a picchiarlo, ho iniziato a dargli sberle, calci, a insultarlo, a dirgli delle peggio parolacce, a dirgli peggio insulti, a minacciarlo, cioè veramente gliene ho dette di tutti, l'ho picchiato, gliene ho date di santa ragione. Questo qua si è messo perché a Torino i pullman sono quelli lunghi che sembrano quasi dei treni, no? Questo qua si è messo a correre per il pullman e io l'ho inseguito convinta che volevo ammazzarlo, no? E quindi l'ho inseguito e continuavo a picchiarlo, a dargli calci con le scarpe, dei tacchi così, e borsettate in faccia, pugni, cioè gli ho fatto di tutto a sto poveraccio, no? E a un certo punto lui si è messo dove ci sono le porte del pullman a picchiare sulla porta e a urlare: fatemi scendere, questa qui è pazza, questa qui è pazza, fatemi scendere. E il mio amico può confermare che era presente l'autista. Si è fermato, non so se ca capitava proprio in quel momento una fermata oppure se si è fermato apposta, penso si sia fermato apposta per fare scendere questo qui. E io in quel momento ho dovuto veramente sfoderare tutto il mio autocontrollo perché ho avuto proprio l'istinto di scendere anch'io e corrergli dietro per andarlo ad ammazzare, perché io vi assicuro che se avessi avuto il suo collo tra le mani, cioè io l'avrei ammazzato. Perché cioè, quello si è permesso di toccarmi, quindi è una cosa gravissima, una cosa che veramente mi ha fatto esplodere. Cioè, io veramente io poche volte mi arrabbio, non sono una persona iraconda, mi arrabbio davvero poche volte. Io sono sbottata nella mia vita pochissime volte, le conterò su una mano e forse non raggiungo neanche 5 volte, cioè, quella è stata una di quelle poche volte. Io sono veramente diventata come l'incredibile Hulk e ho iniziato veramente a dargliene di tutti i colori e questo qui è scappato impaurito, insomma. Però devo dire che sono stata fortunata perché il tizio comunque era basso, cioè io in più avevo i tacchi, quindi.
Io con 10 centimetri di tacco sarò stata, non so, sugli 1,80. E questo qui era basso, sarà stato 1,70 come me senza tacchi, no? Che poi non vuol dire, uno anche se non è grande e grosso, può comunque essere forte e darle ad una donna tranquillamente. Però, comunque, diciamo che se fosse stato uno alto 1,90, muscoloso e gigante, non avrei potuto fare niente. Per quanto potesse incazzarmi, non avrei comunque potuto fargli male, picchiarlo, diciamo, no? E invece, quindi mi è andata bene da quel punto di vista, e questo qui è proprio scappato via. Io sono sicura che questo qui non abbia mai, mai più tentato di. Tentato di molestare una donna, perché vi assicuro che quella volta se la ricorderà per tutta la vita, perché vi giuro io sono proprio andata fuori di me, tant'è che poi sono rimasta tutta la sera con l'adrenalina a mille e poi ero esaltatissima per questa cosa, no? Quindi sono andata a raccontarlo in giro a tutti quanti e era stata veramente, è stata un'esperienza che mi ricordo, che racconto ancora perché ne vado fiera. E quindi sì, per rispondere alla domanda mi è capitato di tirar fuori le unghie. Sempre meglio reagire, sempre meglio darle che prenderle, questo sempre in tutti i campi della vita. Poi passiamo alla domanda, alla quarta. Cosa ne pensi di strumenti di protezione sempre più diffusi come lo spray, il peperoncino e soprattutto i corsi antiaggressione per donne? Allora, io non ho mai avuto uno spray al peperoncino perché sono consapevole del fatto che se mi trovo in una situazione di pericolo, bene o male so come tirarmene fuori e quindi non ho mai sentito il bisogno di avere un'arma dietro. E dei corsi di antiaggressione io non mi sono mai informata e penso siano utili, penso siano molto utili e non credo ci sia nulla di male, anzi penso valga la pena farli, anche se io non mi sono mai interessata alla cosa. C'è però da dire che secondo me nel momento in cui si viene aggrediti, cioè uno può anche insegnarmi che se gli cavo gli occhi in una certa maniera, se gli tiro il calcio nelle palle, se faccio una certa mossa, posso metterlo KO. Ma il punto è che nel momento in cui si viene aggrediti, di sorpresa, è difficile ragionare e pensare a cosa bisogna fare. Quindi, secondo me, non sono poi così utili nel momento in cui, il pericolo c'è. Possono essere utili nel momento in cui uno se lo aspetta, e allora in quel caso sì, uno se lo aspetta e sa che cosa deve fare. Comunque sono sicuramente una bella cosa, meno male che ci sono e consiglio a chi ha paura, a chi magari vive in una città pericolosa, di farlo, perché può sempre servire, poi comunque non ci perdete assolutamente niente. Domanda 6. Quale pregio, fisico o caratteriale, potrebbe avvantaggiarti in caso dovessi difenderti e quale difetto invece potrebbe svantaggiarti? Allora, a questo proposito vorrei fare un lungo spiegone in cui vi dico la mia su come fare per tirarsi fuori da queste brutte situazioni. Allora, non voglio parlare del lato fisico perché, come vi dicevo, io sono uno scricciolo di 45 kg. E quindi assolutamente fisicamente, a parte il fatto che quando mi arrabbio picchio, però non faccio male, cioè assolutamente non faccio male, al massimo faccio spaventare, però non faccio male. Quindi è ovvio che se una donna è alta, è muscolosa, ti dà due sberloni, fa male, però non è il mio caso. Quindi naturalmente chi è più dotato fisicamente ha anche più possibilità di cavarsela. Proprio perché io non sono dotata fisicamente, ho dovuto sempre appellarmi alla mia intelligenza. Allora, come vi dicevo all'inizio del video, ho viaggiato tantissimo nei treni e vi devo dire che i treni sono pieni di maniaci, molestatori e poco di buono. E io penso che ci vadano apposta sopra i treni, che si facciano i viaggi. Magari si fanno percorsi brevi, però se li fanno appositamente
per cercare di trovare la donna che si trova sola nel treno oppure in stazione, anche nelle stazioni, di sera ovviamente, di giorno non succede niente. A volte qualcosa mi è successo anche di giorno, però di giorno comunque siamo tutte più tranquille perché ci sono le altre persone, quindi anche, cioè, anche se becchiamo un rompipalle, siamo tranquille che comunque se ci fa qualcosa ci sono altri testimoni, comunque persone che ci possono aiutare. Però quando ci troviamo da sole, io consiglio sempre alle donne di non prendere treni di notte o frequentare stazioni di notte. Però purtroppo io, avendo viaggiato tanto, 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 mi è capitato, sappiamo tutti come sono i treni, magari parti alle 3 di pomeriggio e alle 10 di sera ti ritrovi sperduta in qualche stazione perché magari le coincidenze hanno ritardato, queste cose qua. Quindi mi è capitato di frequentare treni notturni, serali, diciamo, no? E comunque trovarmi in delle stazioni. Quindi io vi assicuro che tutti i viaggi che facevo, io viaggiavo tutti gli weekend, ho viaggiato tutti gli weekend dai 17 ai 23 così anni, tutte le volte che viaggiavo io mettevo già in conto di trovare il maniaco. Adesso non dico che tutti siano pericolosi, a volte sono soltanto uomini che fanno un po' gli scemi, però in alcuni casi ho sentito il pericolo. Quindi io vi dico come ho fatto io. Allora, bisogna partire da un presupposto. Bisogna partire dal presupposto che l'uomo che vuole stuprare una donna non lo fa semplicemente per farsi una scopata, perché se volesse farsi una scopata potrebbe andare a prostitute per dire. L'uomo che vuole stuprare la donna lo fa perché dalla donna cerca la paura. Questi sono uomini che odiano le donne, che magari hanno avuto traumi con, non so, madri autoritarie o cose, insomma, dell'infanzia, e quello che vogliono ottenere dall'aggressione non è tanto l'atto sessuale in sé, ma la paura delle donne e l'umiliazione della donna e il fatto di sentirsi superiori, il fatto di esercitare il loro potere. Quindi bisogna partire dal presupposto che è più una cosa psicologica che fisica per loro, per il potenziale stupratore. O comunque per chi molesta la donna, anche chiaramente su 100 molestatori, magari soltanto uno arriverebbe a violentare, però anche gli altri comunque, anche solo la molestia, comunque per noi è un trauma, quindi non è da sottovalutare. E quindi bisogna appunto partire dall'idea che è una cosa mentale. Allora, vabbè, un conto è l'aggressione che avviene di punto in bianco, nel senso se voi camminate per strada e uno vi salta addosso e vi violenta, non potete farci niente se non ribellarvi fisicamente. Ma di solito a me, cioè, non è mai capitata una cosa del genere, a parte quella volta sul pullman, però non, se non c'era stato il dialogo prima era perché questo qua era un extracomunitario e non parlava l'italiano. Però tutte le altre esperienze che ho avuto sono state con persone comunque italiane con cui si è instaurato l'approccio. Questi qua, prima di fare qualsiasi cosa, di solito approcciano a parole perché loro vogliono scatenare in voi la paura. Quindi nel momento in cui vi arriva uno di questi qua, inizia a provarcelo, capite subito se è una persona in buona fede che magari vuole solo fare due chiacchiere sul treno, oppure se è uno di questi qui, cioè io li chiamo maniaci. Di solito vi salutano dicendovi ciao e facendo subito un complimento, subito ciao, sei bellissima. Ecco, quello lì è il maniaco, cioè da quello voi lo capite. Nel momento in cui lo capite, automaticamente vi spaventate e dite oddio, ecco qua che sono in pericolo, ecco questo non deve succedere, o meglio, dentro di voi succede, ma non dovete mostrarlo. Allora, la tecnica che ho provato, per mia esperienza personale, per
cavarsela in queste situazioni senza nessun inconveniente, nessun contatto sgradevole e nessuna molestia fisica, è non mostrare la paura a questi qui, perché questi qui vogliono la paura. Quindi, nel momento in cui vi viene fatta l'avance spinta, voi faccia da poker, non dovete mostrare emozioni, non dovete mostrare paura, quindi ringraziate piuttosto, ringraziate per l'avance, anche se è un avance sporca, voi ringraziate e dite oh grazie, oh esagerato, insomma, sempre con un bel sorriso in faccia che nasconde la vostra paura. Poi c'è un'altra tecnica che ho provato io personalmente, però questa è già un pochino più sfacciata, cioè ci va veramente già un po' più di carattere per fare questo, un po' più di spigliatezza, diciamo. Praticamente lo stupratore, il maniaco, il molestatore cerca di impaurirci, cerca di sottometterci, cerca di sminuirci, di metterci in una posizione inferiore a lui, in cui lui può approfittare. Ecco. Una buona tecnica è fare che accada al contrario, che lui si senta inferiore a noi e che lui si senta sminuito davanti a noi. Cioè, quindi noi dobbiamo, anche fingendo, dicendo cose false, fare in modo che lui si senta da meno. Nel momento in cui lui si sente da meno, lui cambia preda perché noi non siamo più la preda. Lui non trova la paura, non trova l'imbarazzo, perché lui cerca anche l'imbarazzo. Non trova terreno, non trova il suo terreno, non trova il pane per i suoi denti e quindi se ne va via e non vi fa assolutamente niente perché non è quello che cerca. Lui cerca la donna debole, la donna da impaurire e non cerca invece quella forte che lo sottomette. Vi faccio un esempio pratico per farvi capire cosa intendo. Mi sono trovata per proprio un problema di ritardo di treni tanti anni fa, 4-5 anni fa saranno stati, mi sono trovata da sola in una stazione di notte, saranno state le 10 di sera, 11 anche, e aspettavo l'ultimo treno che arrivasse per portarmi a casa. E è stata un'esperienza brutta perché avevo veramente paura e infatti io arrivo in stazione, non vedo nessuno, tranne pochi individui sparsi, mi trovo uno che mi si avvicina e dico: Oddio, questo qua già da come era fatto si capiva che era uno di quelli. E infatti mi approccia, mi dice: Ciao, sei bellissimo, ma che donna, insomma, queste cose qua. Quando lui mi ha fatto l'avance, gli ho detto: Oh, grazie, sono contenta di piacerti. E subito dopo, senza lasciargli tempo di dire altre cose, gli ho detto: Senti, ma portami i bagagli sull'altro binario, che dovevo cambiare il treno, no? E gli ho detto: Portami i bagagli sull'altro binario, renditi un po' utile, dai, no? E lui l'ha fatto, e lui ha fatto una faccia un po' stranita, dire: Ma questa qui invece di mandarmi a fanculo, mi chiede di portarle i bagagli. E zitto zitto, ha preso le mie due belle valigie e me le ha portate sull'altro binario, perché tanto io ho pensato: se gli dico di andare via, non se ne va, se lo mando a quel paese, non se ne va, allora tanto vale che lo sfrutto, sto maniaco, e mi faccio portare la valigia, no? E anche questo è un modo comunque era un modo per sottometterlo, per fargli capire che ero io che comandavo e non lui. E quindi niente, mi ha portato le valigie e poi ci siamo trovati quindi sull'altro binario e gli ho detto: Ah, grazie, molto gentile. Questo qua a quel punto ha iniziato a parlarmi di sesso, ha iniziato a poi adesso non mi ricordo i discorsi precisi e comunque non ve li voglio far sapere, però ha iniziato a parlare di sesso, di qua, insomma, tentando comunque un approccio con me, no? Tentando di
ferirmi in qualche modo, di molestarmi in qualche modo, e io non ho fatto altro che rispondere: no, ma sì, perché? No, ma sai, devi fare così, devi fare cos'ha, no, perché il sesso è così, il sesso di qua, il sesso di là. Cioè, praticamente ho fatto la super espertona sessuologa improvvisata totalmente, e quindi gli ho dato corda per fare in modo che lui non trovasse appunto in me la paura, l'imbarazzo, quello che voleva poi trovare in me. E alla fine me la sono cavata dicendogli: guarda, senti, io ho una mia amica che insomma è una un po' che la dà via così, e sono sicura che se vede uno come te, cioè te la dà subito, perché poi c'è uno un po' come te, con la pancia, pelato, a lei piacciono gli uomini così, cioè, sei un vero uomo, no? E quindi sono sicura che la mia amica, quando ti vede, cioè, te la dà subito. Poi è una bella ragazza, una gran figa, cioè, che tu non ti puoi neanche immaginare, una donna così, non la vedi neanche nei film, cioè, proprio una donna, e poi è proprio una che la dà in giro come piace a te, perché a te piace la donna così, che la dà, la donna sporca, no? Quindi guarda, io facciamo così perché tu mi piaci, come io ti voglio vedere felice, ti voglio vedere soddisfatto sessualmente, ti do il numero di telefono della mia amica. E quindi tu la chiami, vi mettete d'accordo, guarda, già domani chiama, adesso è tardi, è sera, magari dorme, ma domani chiamala perché veramente la mia amica, cioè tu e la mia amica farete scintille. Così gli do il numero di telefono. E questo se ne va, è contento. Ovviamente la storia era finta, non c'era nessuna amica e gli ho dato un numero di telefono inventato su due piedi. E questo qua se n'è andato. Se n'è andato e mi ha lasciato stare. Questo per farvi capire che se voi vi fate vedere superiori a lui e vi mettete a insegnargli le cose, cioè lo mettete in una posizione in cui lui è più piccolo di voi, lui difficilmente cercherà di molestarvi. Proprio perché quello che queste persone vogliono da una donna è il sentirsi dire: oddio, come ti permetti? Oppure, oh mio Dio, vai via, vaffanculo, no, che schifo, mi fai schifo, vai via. Oppure, oh no, aiuto, aiuto. Ecco, loro vogliono questo e questo non glielo dovete dare, dovete mostrarvi superiori. Quindi, per rispondere appunto alla domanda, ovviamente ho fatto uno sproloquio. A livello di carattere, io consiglio, a livello fisico, non so veramente cosa consigliarvi, ma a livello di carattere, se vi trovate in una situazione di questo tipo, dovete manipolare la persona che avete davanti. Adesso, io non voglio dire che questo qui che ho incontrato alla stazione fosse uno che aveva in testa di violentarmi, probabilmente non se lo sognava neanche, però intanto era uno che cercava di molestarmi, che magari non mi avrebbe violentata, magari mi sarebbe saltato addosso, magari mi avrebbe fatto delle avance pesanti, magari mi avrebbe scandalizzata in qualche modo, mi avrebbe ferita, e io semplicemente non gli ho permesso di farlo. Quindi questo è il mio consiglio. Ora passiamo alla domanda 7. Quale tecnica di difesa consiglieresti? Potresti mostrarla o descriverla? Io appunto qui vi rimando alla domanda precedente, queste di cui vi ho parlato sono le mie tecniche di difesa fisiche, più che dirvi dategli un calcio nelle palle, non so cosa dirvi, però insomma se potete cercate di non arrivarci neanche a quello, perché se le cose si possono risolvere senza violenza è meglio per tutte e due, anche per chi mena, perché comunque sono sempre cose brutte. 8. Accessori, scarpe e altri oggetti comuni possono creare vantaggi o svantaggi in caso di aggressione. Sapresti fare qualche esempio spiegandolo o mostrandolo? Allora, io non lo so, diciamo che magari i tacchi alti possono, se nel caso in cui ci sia bisogno di scappare, possono creare dei problemi.
Però anche è vero che se avete una scarpa di quelle aperte, tipo sandalo, potete prenderla in mano e infilargli un tacco in un occhio. Però insomma ci va già, dipende sempre dalle situazioni. Per il resto la borsetta può essere, ecco, io quando le ho suonate al tizio sul pullman ho usato tanto la borsa, soprattutto se come me ci avete dentro il mondo, quindi è molto pesante. Riceverla in testa non è tanto piacevole, quindi la borsetta può essere un ottimo alleato. Poi chiavi, sì, le chiavi di casa possono anche essere un ottimo alleato. Le unghie, beh, le unghie chiaramente sono la nostra prima arma di difesa, quindi se le avete un po' lunghe, senza esagerare, perché sennò se sono troppo lunghe non riuscite bene a... Mi fate male da sole, però se sono tipo le mie, anche solo che spuntano un pochino, potete già fare dei bei sfregi, insomma. Quindi le unghie non sono da sottovalutare. E poi basta, credo, nell'abbigliamento di una donna non credo ci siano altre cose. Insomma, però insomma, qualche oggettino lo possiamo anche trovare, appunto, tipo borsa, tacco e altro. Poi è finito, le domande sono finite, quindi il video finisce qua. Spero di esservi stato d'aiuto in qualche modo. Appunto, io vi ripeto, cercate veramente di raggirare queste persone quando ve le trovate, perché l'unico modo è proprio cercare di intortarle e farle sentire piccoli piccoli, tanto guardate gli uomini, cioè se mettiamo un uomo forte e una donna forte, la vince sempre la donna forte, parlo non di fisico ovviamente, parlo di testa, perché la donna è sempre un po' più forte dell'uomo, e soprattutto un po' più furba, gli uomini sono un po' tonti, no? E noi siamo un pochino più furbe, quindi riusciamo sempre a mettere sotto un uomo. In questi casi loro sono deboli, non sono uomini forti, sono uomini deboli e quindi metterli sotto è un attimo, cioè veramente facile, proprio molto molto facile, qualsiasi donna può rivoltare questi qui come dei calzini. L'unica cosa è non farvi prendere dal panico, perché se vi fate prendere dal panico vi rivolta lui. Quindi ricordatevi, mai farsi prendere dal panico, mai mostrare la paura, cioè proprio mai, mai, mai. Questo è il mio consiglio che do assolutamente. Quindi io vi ringrazio di aver visto questo video, se siete arrivati qui l'avete visto tutte. E niente, vi mando un bacio, ci vediamo al prossimo. Ciao ciao!